Il caso Weinstein, il produttore di Hollywood accusato per aver molestato decine di donne in 30 anni, riguarda anche l'Italia. La prima ad aver denunciato l'orco è stata la regista Asia Argento. Dopo questa confessione ha deciso di lasciare l'Italia perché si è creato un clima di tensione impossibile in cui anche le donne hanno cominciato ad insultarla. Nel frattempo in Europa i social network stanno esplodendo con gli hashtag MeToo e Balance un po' per una campagna virale contro la violenza sulle donne. Nel frattempo in Europa anche gli uomini stanno reagendo e stanno ammettendo le molestie che hanno commesso. E in Italia cosa fa nel frattempo? Ah sì, siamo fermi alle polemiche e agli insulti, ovviamente. Purtroppo solo a me in Italia di venire crocifisse, doppiamente crocifisse per una violenza subita. Ma perché i giornalisti in Italia vogliono chiamarci prostitute? Io questo non riesco a capirlo. È vero che Asia Argento è un personaggio molto controverso, figlia d'arte, da sempre provocatrice anche nei confronti di altre donne, ma questo è bastato per spaccare in due il bel paese, anche il fronte femminista. Da una parte chi pensa che difendere la vittima sia sempre la priorità assoluta, dall'altra chi afferma che si può dire di no ad una violenza sessuale. La situazione è molto seria. Il 31% delle donne europee ha subito almeno una volta nella vita una molestia, ma solo una su quattro ha denunciato. La frase del se l'è cercata non regge quindi neanche nel caso di Asia Argento. Quindi ragazze, vi prego, per favore, cerchiamo di restare unite almeno nelle battaglie che ci riguardano.